Amici sportivi, amici di Mondo Futsal, torna l'appuntamento del sabato pomeriggio, sesta giornata del campionato provinciale di Serie D Campus Selva dei Pini. Palcoscenico di questo appuntamento con la Nuova Florida del tecnico Alessio Caporeletti, che ospita la Latina 2017 Futsal. Fabio Gennaro dalla sezione di Latina sarà lui a dirigere questo confronto. Parte in questo istante, semaforo verde per questo lancio lungo verso il fratello Matteo Varano, prova la conclusione, Coronato alza oltre misura, poi invece è riuscito a sbrogliare la matassa in mezzo, la parte di Cariotil, tiro da parte di Biondolillo, finisce a terra. Biondolillo va a osservare l'arbitro De Celis, arriva Di Mascio, la finta con il corpo, poi la palla messa in mezzo a Colasanti, inizia a far movimento a Nuova Florida, palla pro sima per De Celis che tocca con la punta. Babusci prova il tentativo in diagonale, ancora adesso in mezzo ci prova De Celis, il diagonale seguito sempre un po' in ritardo, però è Colasanti che se ne va con De Celis, il gol di Ivano De Celis. Rinaldi poi ci prova con il tacco, Varano brivido, Simolo, Soriani colpisce e trova solo il palo, una fiondata che si è infranta. Lo scambio con Varano, poi finisce giù, non c'è fallo. Carioti, Simolo, buono l'intervento da parte di Alessio Varano. Fallo laterale per il Latina, Leone, la finta di Carolla, Matteo Varano fa la barba al palo, questa sua conclusione. Rinaldi da sinistra, poi si accentra, perde il pallone, si avventa Biondolillo, se ne va da solo, colpisce e c'è Alessio Varano. Garolla, Leone, alza Leone il pallone, buono il suggerimento per Garolla. Ancora Coronato, ancora Latina, Leone in mezzo, velenoso per Rinaldi sul pallone verso Carioti con il palo, a dire di no sulla sua conclusione. De Celis, Biondolillo, Babusci, la palla messa in mezzo, svirgolata da Di Mascio. Rinaldi, Varano, lancio lungo per Damiani che si gira e poi spedisce il pallone sopra la traversa. Coronato, Rinaldi prova il tiro con Damiani e invece prima di arrivare il pallone a Rinaldi e Babusci a prendersi il pallone e poi grande l'intervento da parte di Alessio Varano, che passa dove c'è Babusci, poi il recupero e subito è Latina che si lancia con Rinaldi. La palla se l'è portata a casa. Adesso Soriani, prova Soriani e bagna la sua, il suo esordio con il gol del raddoppio. All'indietro arriva Varano, Matteo, Rinaldi, la fintate con il corpo, ancora Bragaloni e il gol di Coronato che riapre il match. Ancora Colasanti, arriva Coronato, recupera un importante pallone, lo dà a Varano, lo allontana dalla porta Colasanti. Varano all'indietro ancora per Coronato che alza, glielo fa suo, Babusci la mette all'indietro e c'è Di Mascio che trafigge Alessio Varano al centro da solo, recupera Di Mascio insieme a De Celis, si involano la rete, Di Mascio, Rinaldi, Babusci prova il palombella, la palombella e la palla in fondo al sacco per il gol del 4-1. Rinaldi viene avanti, prova adesso dalla distanza, palla che lambisce l'incrocio alto, ancora adesso il movimento da parte del Latina, prova Soriani a capo bianco, Soriani e finisce qui. Gennaro dice che può bastare per questo confronto. Nuova Florida batte Latina 2017 Futsal per 4-1.